Grazie anche da parte mia per questo momento. Io oggi sono un po' dispiaciuto non aver potuto partecipare a questo bel pomeriggio, come abbiamo sentito, interessante, ma soprattutto essersi chi ha aderito, chi ha partecipato, si è calato in questa natura, in questo territorio che bello, interessante, ma soprattutto che negli anni ha garantito attraverso anche la realizzazione, la nascita di queste centrali importanti che all'interno di questo territorio, attraverso il bacino di Bissina e di Boazzo, hanno permesso negli anni di garantire una produzione altrettanto importante di energia idroelettrica. Buonasera a tutti e benvenuti, benvenuti a Val d'Aone. Spero che la gita al Lago Campo vi sia piaciuta. Stavo pensando prima, la chiusura della strada verso la Val di Fumo, voglio dire, è una cosa assolutamente negativa, però vi ha fatto apprezzare una parte della nostra valle che è poco, poco conosciuta, perché la Valle di Daone ha un sacco di bellissimi itinerari, un po' più impegnativi rispetto alla passeggiata della Val di Fumo, però come avete visto bellissimi. Benvenuti anche da me, da parte mia, e spero che la passeggiata vi sia piaciuta. Do ragione a Chetti perché veramente la Val di Daone, la Val di Fumo ha delle vallette laterali davvero che meritano di essere conosciute, di essere percorse. Sono tutte passeggiate piuttosto faticose perché si parte nel fondovalle, però ecco, vi invito a visitarle, a dare un occhio a destra e a sinistra mentre salite per scoprire questi posti nuovi e meravigliosi e ancora integri, ma anche il più delle volte anche ancora monticati, quindi trovate ancora gli animali al pascolo, trovate le malghe aperte. Purtroppo ci sono alcune malghe che sono ridotte a un rudere, come quello che avete visto oggi, e mi unisco anch'io all'invito di Chetti perché sarebbe bello riuscire a trovare un compromesso con la provincia di Brescia per valorizzare meglio questi territori, anche la malga Breguzzo, ad esempio, che è veramente ormai a terra. Beh, a parte questa considerazione, io vi porto i saluti del Presidente del Parco e di tutta la Giunta che non hanno potuto partecipare. Buonasera, ma io parlo pochi secondi perché i saluti importanti che ci sono stati adesso devono lasciare spazio a questo spettacolo. Quello che devo dire, intanto, saluto al Sindaco Chetti, saluto a Mario Tolina e a Sandro Rigotti, con cui e anche al professore che ho visto al convegno a Fortellarino, ecco, al ricercatore. E a tutti voi. Io sono nativo di Bagolino, mi chiamo Gianluca Bordiga e mi occupo di Lago d'Idro di Fiume Chiese dall'85, esattamente dal 19 agosto dell'85, la data sembra incredibile, ma c'è un riferimento. Il 25 luglio abbiamo fatto la riunione numero 59 in meno di 5 anni, quindi dall'idea del lavoro. Mario Tolina, il vicepresidente, ha detto una cosa che mi tocca profondamente perché la passione è una cosa che noi sentiamo forte e che cerchiamo di trasmettere in attività concrete. Siamo volontari. Il progetto Umore Acqueo è stato voluto per arrivare a colpire ogni fascia sociale tramite il linguaggio dell'arte teatrale. È un atto unico, vedrete, due attori ci hanno fatto capire che questo testo colpisce e i bambini, arrivando a loro con questo linguaggio, capiscono il valore di quello che gli si vuole trasmettere. Per cui abbiamo un'attività molto concreta, ma ne parliamo dopo. È fuori posto. Ma perché? Perché non c'entra niente con la pianta che ha a fianco. Oh, allora, se è così, va bene. Riprenditi la tua piantina. Quindi non la vuoi? No, assolutamente. È qui. Oh mamma, adesso il vicino abusivo che mette le piante abusive. Devo riposarmi. Dove sei? Vieni subito a riprendere il tuo rifiuto? Ma vorrai scherzare?
I ghiacciai si sciolgono per il surriscaldamento globale dell'emisfero e tu insinui che un misero moccino possa fare la differenza. Cosa hai detto? Cosa hai detto? Solo? Solo? Solo un misero? Vieni a riprendere il tuo rifiuto? Vieni a riprendere il tuo rifiuto! Ti ho detto di venire a riprendere il tuo rifiuto! Oh. Ma ce l'hai con me? Oh. È tuo il moccino volato fuori dalla finestra o è stato il tuo cane che ha imparato su TikTok? Quante storie per un moccino! È che non sono abituato e tanto che non fumo, non sono organizzato in casa. Oggi ci troviamo in Val d'Aone, nella casa del parco da Mello Brenta, per la terza giornata organizzata dalle aree protette e il tema è l'acqua, l'acqua una risorsa della montagna e sempre di più lo sarà anche in futuro. E noi attraverso questi momenti, attraverso queste giornate vogliamo trasmettere quella che è l'importanza, quello che è il valore dell'acqua. E l'abbiamo fatto anche in occasione della giornata mondiale dell'acqua e abbiamo coniato uno slogan: io acqua ho un futuro da difendere. Con questi principi, ma soprattutto cercando di trasmettere questi valori ai giovani attraverso le scuole, saranno importanti per garantire futuro ai territori di montagna. Aver organizzato questo momento attraverso anche la visita, attraverso un percorso che porta alla diga di Bissina e di Boazzo, ha un significato ancora più importante per riconoscere quelli che sono stati lavori importanti fatti in passato per creare attraverso questi bacini la possibilità di produrre energia idroelettrica. Ancora una volta questo bene prezioso ha reso importanti ricadute per i territori e noi vogliamo conservarle e garantirle per il futuro.